La forma sarà circa di 38 kg, sarà una forma d'eccellenza, perché quando Trump assaggerà il nostro formaggio poi non se lo dimenticherà più. Alla mucca Carolina piace Donald Trump. I produttori di grana padano infatti sperano di essere aiutati dal nuovo presidente degli Stati Uniti. Quello che invece noi interessa e per il quale abbiamo regalato una forma di grana padano simbolica a Trump è che possa normalizzare i rapporti con la Russia. Dopo la crisi politico-militare con l'Ucraina, nel 2014 l'Unione Europea ha emesso sanzioni economiche contro la Russia, provocando per reazione l'embargo di Mosca nei confronti dei prodotti europei. La Russia ha chiuso le frontiere e l'embargo ci impedisce di esportare in quel paese che prima stava diventando un mercato interessante. La Russia esprimeva per noi volumi superiori di 3 milioni di valore, per questa azienda un mercato quindi significativo, ma soprattutto con grandissime potenzialità. 40 milioni di euro all'anno era questo il fatturato dei produttori di grana padano in Russia prima dell'embargo. Di colpo esportavamo 50.000 forme, siamo andati a zero, abbiamo avuto un danno immediato di 40 milioni di euro di mancato export. Il consumatore russo era molto innamorato, o lo è tuttora, non si sa, dei formaggi italiani e del Made in Italy in generale. Tutto quanto quello che vedeva, tra parentesi, durante le sue vacanze italiane, lo voleva riportato nel mercato interno. Ora le speranze del settore, che dà lavoro a 45.000 persone, produce ogni anno 5 milioni di forme di grana per un valore di quasi 3 miliardi di euro, vengono riposte in Trump. Senta, mandare una forma di grana padano a Trump è un po' cercare di prenderlo per la gola? Perché no? Ci sta? Visto quello che si legge sui giornali e si vede alla TV, Trump è molto vicino al Putin e di conseguenza vediamo se riuscirà a chiudere l'embargo.